non sono l'unica canzone famosa di Sonora. Ad esempio, ricordo Sono qui, amami. Sempre che sia questo il titolo, era sicuramente il ritornello questo. E forse si chiamava solo Amami. E non ricordo invece la loro canzone più famosa. Cioè, ricordo come fa, ma non ricordo il titolo. Praticamente la tua versione della macchina di How I Met Your Esatto. Mother, Però con i Sonora. invece di un duo scozzese, aveva i Sonora Letteralmente. con le loro Ma può orchestre. essere che si Bello, chiamasse mi piace. L'amore la loro canzone? No, non lo so. Io mi ricordo solo sei una meta, tipo sei un viaggio senza meta Né né destinazione? Sei la destinazione. terra di mezzo E dove ho lasciato basta. il mio cuore. Sono solo anch'io come Cavolo. vivi tu. No, aspetta, boh, non me lo ricordo. Sono solo anch'io come qualcosa. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Cordialmente. La scorsa volta Alberto ci ha posto un quesito e noi l'abbiamo raggruppato, riassunto in un semplice sondaggio sulla nostra pagina Facebook, che peraltro vi ringraziamo perché è aumentata di un sacco dopo l'ultima puntata, un sacco di like nuovi e un po' di commenti che non sono riuscito a leggere, però il sondaggio è chiaro. E l'abbiamo riassunto così: Blanco, due punti. Grammy o Battiti Live? Battiti Live, spero che non se la prenda, però l'abbiamo preso come rappresentazione del fallimento della Come carriera musicale in Italia. ok. E, ovviamente, sondaggio è per tradizione aperto, e quindi il primo commento che abbiamo ricevuto è, però anche quello con meno voti è giusto, Arambè vive nei sondaggi aperti, che la tradizione di Inevitabile. internet non può perdonare. Poi abbiamo Battiti Live con 6 voti, quindi a qualcuno non piace Blanco. Incredibilmente, a pari merito, anche Grammy con 6 voti, ma i sondaggi aperti ci permetteranno di farci un'idea con le sfumature che restano. Con 12 voti abbiamo Bovis Come to Islam, ma vabbè, c'è una battuta classica, una pasta tradizionale dell'internet, anche se con 75 voti vi do che Savenari is better. Ok, Quindi ha vinto Savenari. grazie. Questo mi mette ancora più hype per il disco di Spero. Questo mi fa capire che forse quei commenti non erano solo illeggibili, erano proprio in arabo e che forse chiudiamo la pagina di Facebook di Bovis. Credo che la pagina Facebook di Bovis ormai sia stata infettata in modo irreparabile. Vabbè, quindi non abbiamo capito in realtà se Blanco è Grammy o Battiti No, io Live. sicuramente Cioè, lo io ho no. capito. Anche perché io ammetto che dopo essermi preso abbastanza bene con Ladro di Fiori sono andato a sentirmi le altre canzoni e le ho trovate molto più anonime, diciamo. E quindi boh, sono curioso in realtà, non ho ancora capito se mi piace o non mi piace, se ha del potenziale, però Allora, sky's the limit. io l'ho ascoltato, e cioè, l'ho guardato e dopo 10 secondi ho detto, cazzo, Oliver Tree, che è quell'artista, quel personaggio americano, quello che ha tipo letteralmente una scodella come i capelli, che ha tutta questa estetica folle, completamente fottuto di testa. È definito sempre come l'artista strambo ma che piace, cioè di cui avevamo bisogno. E a me piace Oliver Tree, quindi un po' mi piace anche Blanco, cioè trovo figa quella cosa per cui c'è l'elettronica che è un po' emo, che è un po' grunge, che è un po' punk, che è un po' tutta sta roba per fare il genere strano. Può piacere, può non piacere, io non so quanto sia interessante, non so quanto possa evolvere, sinceramente, però, cioè, me lo ascolto, se fa un EP io me lo ascolto, forse anche un disco. Credo possa stancare, visto così. È un personaggio un po' carico, un po' stancante, però ci sta.
No, io non lo conoscevo Liberty, infatti me l'avevi accennato parlando appunto di Blanco, ma devo andare a sentirmi qualcosa perché non ce l'ho proprio presente. Ma io ve lo lascio quasi come consiglio. Cioè, allora, le canzoni sono una cosa, ma io vi dico di andare assolutamente a vedervi i videoclip. Perché sembra tipo la versione riveduta, corretta, aggiornata e migliorata di Weird Al. Non so se avete presente. Per cui le canzoni non sono ironiche. I videoclip sì. Cioè, i videoclip creano proprio un mondo folle di questo personaggio che lo guardi ed è folle di nuovo. Però funziona. Cioè, funziona e è divertente, è bello da ascoltare. C'ha un po' degli alti e dei bassi, dei momenti un po' confusionari, forse. Però è figo. Cioè, è figo, è una bella estetica, mi piace molto. Come concludiamo? Non so, vuoi mettere un consiglio? Alberto, adesso che abbiamo chiarito il tuo dubbio della settimana scorsa, questa settimana pensi di avere qualcosa da consigliare? Hai fatto i compiti a casa? Vuoi scaricare di nuovo il barile? Non lo facciamo un altro sondaggio, visto com'è andata l'ultima volta? Io in realtà non me lo sono propriamente preparato un consiglio perché la roba che è uscita nell'ultimo mese. Mi ha fatto tutta abbastanza schifo quella che ho ascoltato, quantomeno. Senza mezze Però, dato che misure. secondo me in Italia non è abbastanza conosciuto, vorrei consigliare l'ultimo disco di Yung Lean. Stavo avendo una discussione con un mio amico oggi su quale fosse l'album migliore di quest'anno a livello internazionale. E secondo me, per quelli che sono quantomeno i miei gusti musicali, davvero non può non entrare in questa discussione il disco nuovo di Yung Lean, che è davvero probabilmente il disco che più mi è piaciuto è uscito quest'anno. E quindi davvero, dato che magari non tutti lo conoscono, e non do per. Non consiglierei un disco famoso che do per scontato, però Stars di Yung Lean lo consiglio volentieri perché secondo me davvero potrebbe essere un disco che non ha sentito nessuno di chi ci ascolta. Ed è molto più orecchiabile di certa roba vecchia che ha fatto Yung Lean, che per chi non lo conosce è un rapper svedese, però molto apprezzato anche a livello internazionale. Ha fatto varie collaborazioni anche con artisti americani, persino con Travis Scott, con Playboi Carti. E lui ha dei suoni molto caratteristici e molto riconoscibili, diciamo, un po' come Vladi, che è sempre svedese e che sempre mi piace tantissimo. E questo ultimo disco secondo me è anche un pochino più orecchiabile anche per chi magari non ascolta trap tutti i giorni, ecco. Quindi lo consiglio volentieri, è Stars di Yung Lean, che è uscito questo primavera. Ok, quindi link nelle descrizioni, come dicono gli YouTuber, e probabilmente guardate bene nella descrizione perché potrebbero già esserci le playlist ufficiali di Bovis, sia su SoundCloud, perché abbiamo capito che con Alberto tutto lì è, sia su Spotify per quello che è un po' più commerciale, ecco. Ok. E bene, possiamo concludere questa puntata, al solito caotica, ma ricca di interessantissime novità. Non ascoltate l'ultima canzone di Max Pezzali. Vabbè che non potrete evitarlo alla fine, già lo sappiamo. Temo anch'io. Vecchio, ma ci siamo dimenticati i Maneskin! I Maneskin! No, Fra, ma come ci siamo dimenticati i maschi? Cazzo!